Buongiorno, sono Roberto Monducci, direttore del Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istat. Abbiamo organizzato questo talk con l'obiettivo di raccogliere il punto di vista di esperti in grado di proporre letture e analisi dei dati, sia congiunturali sia su un piano più strutturale, sul tema della reazione del sistema produttivo alla crisi sanitaria ed economica. Prima di dare la parola ai relatori, segnalo come l'Istat abbia fatto uno sforzo in qualche misura eccezionale per garantire la continuità delle informazioni statistiche in una fase veramente difficile anche sul piano organizzativo e tecnico. Su questo devo dire che la collaborazione delle imprese è stata eccezionale anche su richieste aggiuntive di informazioni che hanno consentito di avere nuovi dati molto utili sia alle policy sia all'analisi della situazione attuale. Questo talk avviene in una fase sicuramente di rimbalzo che potrebbe essere definita ripresa. Io personalmente ho un'ipotesi di ripresa più che di rimbalzo, ma questo lo sentiremo anche dagli analisti. Gli ultimi dati Istat segnalano eccellenti risultati sul industriale, in parte anche sul mercato del lavoro, con reazioni interessante a luglio, una riattivazione anche di lavorative. Quindi diciamo il quadro che si va consolidando sotto il profilo dell'informazione statistica sembra un quadro che vede l'Italia tra i paesi che hanno evidenziato una capacità di reazione forte. Poi sono chiaramente problematiche strutturali, anche come evidenziato da alcune indagini Istat speciali fatte tra maggio e giugno, sembra esserci, diciamo, una capacità di reazione che in qualche modo è collegata a profili di impresa più o meno dinamici nella fase precedente il lockdown, durante gli anni precedenti, quindi c'è una, diciamo, un'interazione tra i profili delle imprese e la loro capacità di tenere in situazioni difficili. Quindi abbiamo tematiche sia congiunturali, di analisi e interpretazione, sia di carattere strutturale su una prospettiva più di medio termine. Io a questo punto darei la parola a Fedeli De Noemis, che è dirigente del REF, punto di osservazione qualificatissimo in Italia sul piano dell'analisi congiunturale e macroeconomica, ma anche su molte altre cose, e sentiamo qual è il suo punto di vista. Grazie innanzitutto per l'invito. Il tema dalla resilienza al cambiamento strategico invita sostanzialmente a guardare alla reazione del sistema economico nel breve periodo, ma provando a interpretare quello che sta accadendo come la premessa di un cambiamento anche di carattere strutturale. Tutte le crisi portano a grandi trasformazioni e a maggior ragione una crisi come quella attuale che sta innescando tutta una serie di cambiamenti di natura organizzativa nei processi produttivi. Sicuramente, vedremo un mondo diverso quando questo sarà terminato, però fino a quando non disporremo di un vaccino, evidentemente saremo in una fase di sospensione, cioè effetti di carattere transitorio legati al virus che dominano, sovrastano i comportamenti di breve. E quindi le caratteristiche della transizione, della trasformazione strutturale non sono facili da cogliere. Peraltro, quello che dobbiamo anche dire è che in questa recessione, e anche nella fase di successiva ripresa, la velocità dei cambiamenti di fase è del tutto inusuale. Cioè le imprese non hanno avuto a disposizione nessun tempo di adattamento rispetto allo shock. Basti pensare che in crisi normali noi abbiamo anche delle difficoltà a costruire una precisa datazione dei punti di svolta del ciclo. Capire quando inizia una recessione, quando finisce, quando incomincia una ripresa, richiede la valutazione di un insieme di indicatori che danno anche indicazioni di tipo diverso. E quando le crisi arrivano, arrivano solo in parte previste, solo in parte anticipate da alcuni leading indicator, ma sui quali non sempre vi è consenso. Pensate che questa volta è la prima volta nella storia
che noi riusciamo a capire addirittura il giorno in cui si materializza lo shock sulle nostre economie. In Europa il 22 di febbraio, con il caso di Codogno, il coronavirus arriva in Europa. Fino al 21 di febbraio pensavamo che fosse una crisi cinese. E addirittura poi, guardando dei dati come per esempio la domanda di energia elettrica, i consumi di gas, riusciamo a datare con precisione l'inizio della recessione, proprio perché questa riflette anche una decisione di carattere amministrativo. Per la prima volta nella storia noi sappiamo il giorno in cui l'economia reale va in recessione, il 10 di marzo. Ora, queste variazioni di fase che sono così drammaticamente veloci, evidentemente portano le imprese a reagire, ma a reagire in un contesto di forte incertezza. E quindi la reazione tipica dell'impresa quando non riesce a valutare l'orizzonte prospettico è quello di decisioni orientate a un'estrema prudenza. Ma fortunatamente questa volta, proprio perché la recessione è stata identificata, abbiamo avuto una reazione pronta, immediata, anche da parte del policy maker. Pensate, tradizionalmente la critica alle politiche di bilancio è quella per cui da quando incomincia una crisi, a quando c'è una diagnosi sulla presenza di una crisi, all'iter amministrativo per rivedere passano diversi trimestri. Poi c'è i tempi dell'efficacia, si dice non fare politiche fiscali perché tanto se vuoi contrastare una crisi con una politica fiscale, la politica di bilancio arriva quando la crisi è finita. Questa volta reazione immediata, un processo di policy velocissimo che quindi sta guidando le modalità con cui il sistema produttivo si adatta alla crisi. Sicuramente abbiamo molti aspetti. Cito quelli che mi sembrano più rilevanti. Innanzitutto il largo ricorso agli schemi di lavoro a orario ridotto, l'esplosione della cassa integrazione con livelli di utilizzo per qualche mese ben superiori a quelli della crisi del 2008, quando era stato comunque intenso, e quindi in qualche modo la politica che asseconda l'impresa che deve ridimensionare le ore lavorate, l'input di lavoro. Tant'è vero che questa forse è la prima volta che abbiamo una crisi grave in cui non abbiamo una caduta ciclica della produttività. Le ore lavorate, ci dice l'Istat, vanno di pari passo con il PIL. Ora, perché questo è importante? Perché l'esito è che, nonostante una caduta drammatica della produzione, abbiamo visto, uno, una stabilizzazione dei margini di profitto, cioè non c'è collasso della redditività delle imprese nel breve, ha concorso a questo anche la caduta del prezzo del petrolio e delle altre materie prime. Punto due, e quindi questo è una cosa buona per le imprese, insieme ad altre iniziative dal lato del credito, diciamo c'è sostenibilità dal punto di vista finanziario di una situazione emergenziale, perché il bilancio pubblico si accolla a questi costi, almeno nel breve periodo. Altro aspetto interessante è che si contiene la caduta dell'occupazione, proprio perché la riduzione delle ore lavorate, parliamo di equivalenti occupati, se trasformiamo le ore, di quasi 5 milioni, una cosa drammatica, ma la riduzione delle teste sono occupati 700.000, che naturalmente è un numero grave, ma rispetto alla domanda di lavoro è un buon risultato. Cosa voglio dire? Che queste politiche che hanno guidato le imprese sono state anche politiche buone perché hanno saputo salvaguardare la redditività, limitare i costi sociali della recessione e anche i costi occupazionali. E poi quello che sembrano suggerire alcuni dati, diciamo la produzione industriale, ma ce ne sono anche altri indicatori, quello che si vede è un buon recupero. E possiamo dire che questa volta l'Italia non è l'ultimo della classe. È un paese che naturalmente sta subendo i costi di una grave crisi, ma non va peggio di altri paesi europei.
E questo è anche importante perché è un segnale che rafforza alcune indicazioni che, attenzione, vedevamo già da un anno e mezzo, due, e anche le analisi, no, sulla struttura produttiva dicono che l'industria soprattutto riprendeva un pochino a convergere verso le altre economie. Tutto bene? No. Tutto bene? No, perché abbiamo detto che questo processo orientato dalle politiche è fortemente orientato, dalle politiche, però ha anche degli effetti collaterali, che si tratta di medicine pesanti, che rendono queste politiche non necessariamente sostenibili, non solo per i costi di finanza pubblica, che pure evidentemente sono rilevanti e quindi rendono comunque l'orizzonte temporale di adozione di queste misure necessariamente comunque limitato, ma anche per il fatto che l'onere della crisi è stato a questo punto concentrato tutto su chi? Sui lavoratori con i contratti a termine. Dai dati dell'INPS noi vediamo proprio un crollo verticale delle assunzioni di lavoratori con contratto a termine e poi dopo la tenuta dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato che si lega evidentemente al fatto che crollano le cessazioni di rapporti di lavoro e questo si lega al divieto di licenziamenti. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che abbiamo costi occupazionali della crisi limitati, ma questi costi sono tutti concentrati su la coorte dei giovani, quindi sappiamo bene che una coorte che viene scioccata in questo modo poi ha difficoltà di tipo anche permanente con effetti di deterioramento del capitale umano e sappiamo tanto che queste sono le coorti con livelli di istruzione più alte, quindi abbiamo anche noi bisogno del fatto che questi entrino nel mercato del lavoro presto. E allora qui io vado a concludere la mia riflessione dicendo che le politiche hanno avuto successo nell'orientare la trasformazione del sistema produttivo in questa fase, però lo sforzo che ci attende non è inferiore. Dobbiamo calibrare una exit strategy in grado di permetterci di uscire da questo tipo di politiche, di uscire sapendo però che ci sono in questa fase, lo dice l'Istat, divergenze settoriali ampie. Ci sono alcuni settori che forse sono già pronti a ritornare sul mercato senza un sostegno da parte delle politiche, altri che invece necessitano ancora di strumenti impegnativi dal punto di vista finanziario. E quindi un ritiro selettivo delle misure a sostegno dei settori che richiede, oltre che capacità di diagnosi di tipo analitico per individuare le condizioni dei diversi settori, ma è anche un processo molto costoso politicamente, no? Perché quando bisogna distinguere nell'erogazione delle risorse, naturalmente, ci sono delle difficoltà di natura politica. Quindi quello che io direi è che andiamo verso quella fase in cui la politica economica deve guardare al sistema produttivo, cercando anche di intuire quelli che sono i settori che cresceranno anche a causa della crisi. Potremmo dilungarci sul tema delle nuove tecnologie, non lo facciamo perché penso di aver esaurito il mio tempo, però, è chiaro che c'è tutta una trasformazione che è stata innescata, pensiamo adesso a queste iniziative, a queste sperimentazioni in termini di smart working, iniziative di questo genere, che ci dicono che il sistema sta cambiando e quindi siamo ancora nelle mani della politica economica e se in questi mesi tutto sommato i risultati non sono stati male, speriamo che anche nei prossimi l'approccio funzioni. Vi ringrazio. Grazie, assolutamente lucido e anche nel fatto di evidenziare come i dati tendano a darci un'immagine tendenzialmente coerente, anche la coerenza dell'informazione statistica a supporto dell'analisi è importante, quindi quello che diceva l'impatto degli sforzi fatti dall'ISA per tenere in piedi il sistema delle misurazioni, ma anche ulteriori indicatori, come ad esempio quelli sulle ore lavorate, i tassi di assenza, che
che De Novellis ha richiamato come degli elementi importanti di monitoraggio, no, del timing della ripresa, sono stati prodotti in modo aggiuntivo dall'ISTAT. A questo punto direi che Massimo Rodà può darci il punto di vista del Centro Studi Confindustria. Si tratta di un'istituzione che produce correntemente analisi e anche dati originali, quindi penso che il suo punto di vista potrà dare, diciamo, ulteriori elementi originali e interessanti a questa analisi. Prego. Grazie, grazie mille Roberto, grazie dell'invito. Per me naturalmente è un grande piacere partecipare a questo talk con interlocutori così autorevoli, quelli presenti in questo tavolo virtuale. Viviamo tempi difficili, infatti mai nella storia della Repubblica si è trovati di fronte a una crisi sanitaria, sociale ed economica di queste proporzioni. Abbiamo sentito prima te quanto sia stato difficile anche per l'Istat riuscire a garantire in mezzo a tante difficoltà la continuità dell'informazione statistica. Naturalmente ringraziamo l'Istat per l'impegno che sta mettendo per dare a noi le informazioni necessarie per poter decifrare questo particolare momento storico. Fedele De Novellis ha invece posto l'accento sulla capacità delle imprese di rispondere all'attuale crisi economica, grazie anche alle misure di sostegno venute dal sostegno pubblico, pur evidenziando alcune problematiche, in particolare sul tema occupazionale. Sappiamo che ha colpito soprattutto i giovani, che rischia di essere permanente, di generare effetti negativi sul capitale umano e quindi anche sul potenziale di crescita futuro. Mi permetto di partire da alcuni dati significativi di carattere congiunturale. Nei primi due trimestri il PIL è caduto del 5,4% e del 12,8% nel secondo, la produzione dell'8,8% e del 16,9%, mentre il fatturato dei servizi è di circa il 6% nel primo e del 21% nel secondo, e l'occupazione tra primo e secondo trimestre ha perso circa 600.000 unità. Sono dati che fanno davvero impressione. Solo per fare un confronto con la precedente crisi più grave, quella del 2008-2009, in un anno il PIL aveva perso circa il 5% e la produzione industriale il 25%. Quest'anno noi probabilmente andremo verso una caduta del PIL di circa il 10% secondo le nostre stime. Ma prima di arrivare a questo, in questa sede ho pensato di presentare i dati relativi a delle indagini che sono state condotte da Confindustria e dal Centro Studi in questi mesi, proprio per monitorare l'entità dell'impatto economico del Covid sulle imprese italiane e la risposta delle imprese stesse a questa crisi. Subito dopo l'esplosione dell'emergenza sanitaria, quindi a inizio marzo, sono state condotte quattro indagini da marzo a luglio che hanno interessato circa 6.000 imprese, non tutte associate a Confindustria, facente parte sia dell'industria che dei servizi. Abbiamo potuto così misurare un po' in tempo reale, sono state delle indagini svolte molto velocemente online, la dinamica di alcuni indicatori, per esempio fatturato, ore lavorate, il grado di apertura dell'attività, l'utilizzo dello smart working, declinate sia per un andamento settoriale che territoriale. Naturalmente le indicazioni emerse da queste indagini sono particolarmente interessanti anche per capire verso dove ci stiamo orientando. Prendo a riferimento l'ultima indagine, quella che è stata condotta a inizio luglio, che ci consente, quindi già in fase di riapertura dopo la fine del lockdown, e ci consente di fare un confronto anche con il punto di minimo che era stato toccato in aprile, quando eravamo nel pieno del blocco normativo di numerose attività sia nell'industria che nei servizi. Come dicevamo prima, naturalmente si è osservato un generalizzato miglioramento di tutti gli indicatori rispetto a quanto rilevato nelle precedenti edizioni. Questo è normale perché considerato che il confronto viene fatto con livelli di attività o di lavoro che si erano quasi azzerati nel periodo del lockdown per molte imprese, per molti settori, è facile attendersi una ripresa. Una ripresa che però per certi aspetti è stata anche migliore di quello che noi stessi come Centro Studi ci aspettavamo, e questo naturalmente ci ha sorpreso positivamente. Tuttavia, nonostante i recuperi sono segnalati, l'indagine evidenzia alcune gravi ferite che ancora stentano a rimarginarsi, nonostante la riapertura sia già stata avviata da maggio.
Innanzitutto, l'aspetto che più colpisce è che ancora a giugno circa il 15% delle aziende non aveva ripreso l'attività o lavorava solo parzialmente. In particolare, quasi il 2% delle imprese dichiaravano di essere totalmente chiuse, mentre il 13% era solo parzialmente chiuso. Ad aprile era il 26% che dichiarava questo. Per quanto riguarda i danni dal punto di vista del fatturato, a giugno il calo medio del fatturato subito dalle imprese era ancora rilevante, di circa il 25% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, contro il 48% rilevato 2 mesi prima. E anche in termini di ore lavorate, la contrazione media è scesa circa il 18% dal meno 46% di aprile. Dal punto di vista dimensionale, invece, il grado di sofferenza risulta inversamente proporzionale alla dimensione delle imprese. Le microimprese, cioè quelle con meno di 10 addetti, risultano ancora essere le più colpite, con un calo del fatturato di circa il 30% e un calo delle ore lavorate del 21% rispetto a un anno prima. Questi stessi numeri in aprile erano superiori al 50%. Per le grandi imprese invece il danno è inferiore, si osserva un calo del fatturato di circa il 17% e del 13% invece delle ore lavorate, a fronte di meno 30% in entrambi gli indicatori in aprile. Guardando un po' più a fondo a livello settoriale, le attività più colpite sono quelle di alloggio e ristorazione, che presentano ancora a fine giugno, inizio luglio, un calo del fatturato di circa l'80% e del 60% delle ore lavorate. Guardando invece al settore manifatturiero, è il comparto tessile quello che ancora presenta danni più forti, con una diminuzione del fatturato di circa un terzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Mentre la situazione è in netto miglioramento invece per il comparto dell'abbigliamento e pellame, dove tuttavia i cali di fatturato risultano ancora particolarmente forti rispetto al pre-Covid. Un'analisi di tipo territoriale invece mostra che il recupero successivo alla riapertura dopo il lockdown si è diffuso e proseguito a macchie di leopardo. Infatti a luglio le regioni che hanno mostrato il più rapido recupero in termini di fatturato erano il Trentino, la Puglia e le Marche, secondo le nostre indagini. Un altro aspetto molto interessante che viene evidenziato da queste indagini riguarda, per esempio, l'impatto economico in termini di costo per dipendente, costo mensile per dipendente, sostenuto dalle imprese per fare rispettare i protocolli sanitari e per il contenimento della diffusione del virus. In media il costo sostenuto dalle imprese è di circa 125 euro, che è una spesa significativa considerando che è un costo mensile per dipendente per impresa. C'è una marginale differenza anche qua tra imprese di dimensioni diverse. Il costo medio per dipendente sostenuto dalle grandi imprese è di 137 euro secondo le nostre stime, contro un 125 sostenuti in media dalle imprese di più piccole dimensioni. A livello settoriale è il Sud che paga i costi più elevati per l'applicazione dei protocolli sanitari, mentre a livello settoriale il costo più elevato per dipendente sono stati registrati nel settore delle costruzioni e nel manifatturiero, nell'ambito del comparto della metallurgia e delle apparecchiature elettriche. Un aspetto particolarmente interessante riguarda invece le strategie future. Cioè in questa indagine noi abbiamo chiesto alle imprese, in funzione degli attuali scenari economici e di ciò che ti aspetti che sarà il futuro, quali sono le principali strategie che la tua impresa intende mettere in atto per superare la crisi? La risposta a questa domanda è significativa. Quasi un quarto delle imprese hanno dichiarato come priorità quella della riduzione dei costi fissi, magari attraverso un serio controllo di gestione, eliminando le spese superflue, le inefficienze che incidono sui costi dell'attività. Circa il 18% ha dichiarato come obiettivo quello di ampliare i target di mercato, quindi allargare il portafoglio di prodotto e conquisti prodotti e conquistare nuove fasce di mercato. Circa il 10%, in calo rispetto all'edizione precedente, quella di maggio, dichiara di prevedere un consolidamento dello smart working.
e un altro 10% invece prevede una maggiore implementazione dei sistemi di digitalizzazione. Meno ampia invece la quota di imprese che ha scelto, per me è molto sorprendente, come obiettivo principale la diversificazione dei mercati esteri. Questo, diciamo, è il quadro della situazione per quanto riguarda l'indagine sull'impatto del Covid presso le imprese. Adesso vorrei aggiungere un ulteriore argomento partendo da quella che è un'altra indagine che noi svolgiamo mensilmente, è l'indagine rapida sulla produzione industriale. In occasione di questo dibattito, io sono responsabile al centro studi di questa indagine, in occasione di questo dibattito ho fatto delle stime preliminari, anche se le risposte ancora non sono complete, però ho potuto ricavare i primi dati relativi alla dinamica della produzione industriale in agosto e settembre. Sappiamo che l'ultimo dato ufficiale è quello di luglio, l'Istat ha rilevato un aumento della produzione industriale del 7,4% su giugno. Noi avevamo stimato un aumento del 7,5%. Naturalmente in termini tendenziali il calo è dell'ordine dell'8%, quindi stiamo ancora dietro di circa 8 punti rispetto a luglio dell'anno precedente e di circa 10 punti rispetto al pre-Covid, gennaio-febbraio. Cosa stimiamo per agosto e settembre? Stimiamo un aumento dell'attività in agosto dell'ordine del 2%, e in settembre invece un calo di entità analoga, intorno al meno 2%. Quindi sostanzialmente, nella media degli ultimi due mesi, i livelli di attività si sarebbero stabilizzati su quelli di luglio. Quindi, se ciò venisse confermato dall'Istat, appunto, si avrebbe un rimbalzo della produzione industriale compreso tra il 20-23%, che è un rimbalzo significativo. Naturalmente va confrontato con la caduta di cui parlavo prima, che è stata altrettanto rilevante, e questo rimbalzo, nonostante sia così forte, non permette di compensare la caduta registrata nel primo semestre. Comunque è significativo. E questo in termini di contributo al PIL nel terzo trimestre equivarrebbe a circa 4 punti percentuali. Per quanto riguarda invece i servizi, noi ci aspettiamo una dinamica che è meno favorevole, ma non solo per questo, per effetto della performance molto debole del settore turistico, che pesa circa il 6% in termini di valore aggiunto totale e 10% considerato anche l'indotto. Secondo una recente indagine che è stata condotta da Confindustria Alberghi, nei mesi estivi il settore alberghiero è ricettivo, nel suo complesso ha registrato un calo del fatturato di circa il 60%, con punte dell'80% nelle città d'arte. Il calo, la diminuzione delle presenze dall'estero è stata significativa, meno 75% di turisti esteri, solo in parte è stata compensato questo calo dal turismo nazionale. Quindi questo ha comportato un significativo freno alla dinamica dei servizi, il cui valore aggiunto, secondo le nostre stime, aumenterebbe circa il 7% nel trimestre estivo. Sulla dinamica dei servizi, naturalmente, pesa anche il cambiamento delle abitudini di consumo delle famiglie, che proprio a seguito della crisi attuale sono più orientate all'acquisto di beni primari e a una gestione più prudenziale dei propri bilanci. Ciò determina, come già stato rilevato all'Istat, un aumento della propensione al risparmio, che è salita di circa 5 punti nel secondo trimestre al 12% del reddito disponibile, e un aumento della propensione al risparmio che è stata accentuata sia dall'incertezza sull'andamento futuro della pandemia. Ancora oggi i dati non ci lasciano intravedere una fine di questa crisi sanitaria, ma sia anche dalla perdita di potere d'acquisto che molti consumatori e molte famiglie hanno subito a causa della cassa integrazione o della perdita del posto di lavoro, come abbiamo visto poc'anzi e come anche Fedele De Novellis citava prima. In conclusione, per andare alla dinamica del PIL nel terzo trimestre, noi ci aspettiamo un incremento significativo intorno al 9,5%, che porterebbe la variazione acquisita del PIL in quest'anno, al terzo trimestre, intorno al meno 10,2%. Ora, cosa aspettarsi per il quarto trimestre? Noi ci aspettiamo una dinamica molto debole alla fine dell'anno, e considerato anche il fatto che il peso
del quarto trimestre su lavorazione annua del PIL è molto basso, circa un quarto della variazione del quarto trimestre vale ai fini del calcolo della variazione annua del PIL. Alla fine di quest'anno ci aspettiamo un calo del PIL italiano che dovrebbe attestarsi attorno al range incluso tra meno 10 e meno 11%. Se non ci sono domande, io avrei chiuso. Grazie, molto ricca e diciamo dal punto di vista anche della completezza, diciamo, dell'analisi. Quindi le indagini Confindustria ripetute nel tempo sembrano segnalare, diciamo, degli spostamenti, ovviamente, dal punto di vista delle imprese, anche con elementi sorprendenti in positivo, almeno per come la vedo io. La previsione in media d'anno, diciamo, sembra confortante, tra virgolette, nel senso che rispetto ai dati, ai previsori, a quello che immaginare soltanto 2 o 3 mesi fa, sembra comunque ci sia una convergenza a questo punto, verso anche, diciamo, livelli di caduta che, almeno, per esempio, noi come Istat avevamo, diciamo, non dico previsto puntualmente, perché 6-4 mesi da prevedere puntualmente nulla, però insomma stavamo intorno all'8 e al 9%. Quindi questo è un elemento, diciamo, di sicuramente interessante. Io a questo punto darei la parola a Stefano Costa dell'Istat. Come ho detto, lui si occupa di analisi strutturale del sistema produttivo, ha curato diversi rapporti Istat, rapporto competitività, partecipa al rapporto annuale, comunque è un esperto proprio di analisi dei dati, soprattutto di carattere strutturale. E quindi entriamo in un ambito un po' più, diciamo, legato alla transizione che c'era in atto nella fase pre-Covid e come il Covid ha, diciamo, perturbato in qualche modo questa transizione, e anche, diciamo, qualche elemento che intercetta anche delle considerazioni che faceva Massimo Rodà sulla reazione delle imprese durante il Covid. E quindi darei la parola a Stefano. Grazie Roberto, buongiorno a tutti. Sì, io nell'intervento parlerò delle evidenze sostanzialmente dell'indagine Covid svolta a maggio su un ampio campione di imprese, siamo parlando di 90.000, cercando di evidenziare 2 cose. Uno, incentrando i risultati sulla parte che più ha a che fare col modo in cui le imprese reagiscono alla crisi. E dall'altro, evidenziando di più gli aspetti che necessiteranno in misura maggiore di un monitoraggio nei prossimi mesi per capire le prospettive di reazione, di ripresa del sistema produttivo dal punto di vista delle dinamiche profonde, oltre quindi e complementari a quelle che sono state richiamate finora. Devo sottolineare anche che i dati e lo sforzo dell'Istat di cui parlava Roberto in apertura consente di analizzare questi dati adottando non solo un'analisi micro che è necessaria per cogliere l'eterogeneità degli effetti, ma facendo interagire questa analisi con una visione sia di tipo settoriale, come è stata d'altra parte fatto negli interventi precedenti, che è necessaria perché la capacità di reazione si scontra necessariamente con le possibilità tecnologiche del singolo settore. Si pensi ad esempio appunto alla gestione degli spazi o alla possibilità di introdurre lo smart working. Sia anche una prospettiva di filiera che vada oltre il settore e consideri anche i meccanismi di contagio della crisi e di trasmissione delle possibilità di ripresa. Questo è ancora più forte in una situazione come quella che appunto richiamava giustamente Fedele De Novellis, in cui la politica si trova a guidare proprio il percorso della crisi, dalla causa alla cura. In questo caso, quindi, è importante andare anche oltre il settore e considerare l'aspetto relazionale oltre a quello tecnologico. E quindi, come reagiscono le imprese, come stavano reagendo a maggio le imprese con almeno 3 addetti, per cercare quali segmenti poi andranno tenuti d'occhio in una condizione di monitoraggio continuo.
Noi avevamo circa 280.000 imprese che semplicemente sembravano spiazzate dalla crisi. Qui stiamo parlando di oltre 2 milioni di addetti e più di 90 miliardi di valore aggiunto. In altri termini, avevano subito gli effetti in qualche misura deteriori della crisi sanitaria, ma non avevano ancora adottato misure. E qui dovremo distinguere in quale misura non fossero in grado di reagire o in quale misura invece le condizioni di incertezza che sono state finora richiamate suggerissero un atteggiamento di attesa. Oltre a queste, la gran parte del sistema, quindi il 60%, stiamo parlando di quasi 600.000 imprese e 8 milioni di addetti, reagiva, avevano intrapreso contromisure. Sebbene non sempre in maniera molto eterogenea, come anche Massimo ricordava, e tant'è che quasi la metà si diceva incerta se riuscire ad arrivare, aveva seri rischi per l'operatività dell'impresa nel corso del 2020. E poi un segmento esiguo di imprese, stiamo parlando di 130.000 in tutto, con poco più di 2 milioni di addetti, però erano sostanzialmente immuni alla crisi, quindi c'era un sistema che era immune, non aveva risentito, o almeno dichiarava di non aver risentito della crisi, o ne aveva addirittura, prevedeva una espansione dell'attività a seguito dell'epidemia. E dicevamo, una parte, chi sono quelle spiazzate? È importante saperlo perché, ed è importante sapere dopo maggio che cosa hanno fatto, quindi poterle individuare, è importante perché questo può condizionare la velocità di uscita dalla crisi dell'intero sistema. Si tratta in gran parte di imprese di dimensioni, diciamo, piccole, tendenzialmente piccole, ma settorialmente caratterizzate in alcuni settori industriali del modello di specializzazione italiano, come i prodotti in metallo, le pelli, la filiera del legno, ma anche le costruzioni, o nel commercio al dettaglio. Ora, questo è importante in un'ottica di filiera perché da alcune analisi che abbiamo fatto, si tratta di settori che noi abbiamo etichettato a trasmissione gerarchica, quindi sono centrali per la rete di scambi interna al nostro settore, quindi alla trasmissione degli impulsi all'interno del sistema economico italiano, e in più tendono a trasmettere gli shock che li riguardano su scala relativamente estesa, ma lenta. Questo in vista di una possibile ripresa ha la sua importanza. Soprattutto ha importanza il fatto che la trasmissione gerarchica implica che questi settori condizionino fortemente la trasmissione di tecnologie di conoscenza nell'ambito degli scambi che li vedono centrali e sappiamo peraltro essere per settori centrali. Quindi anche la capacità di reazione e la capacità al cambiamento tecnologico, che è fondamentale in questa crisi, come era stato ricordato nel primo intervento, sono condizionate anche dal che tipo di attività tendono a trovarsi in una situazione di attesa legata all'incertezza o incapacità di reazione. E qui abbiamo degli elementi quindi di vulnerabilità anche nel medio-lungo periodo, perché all'interno di queste imprese spiazzate, di questo segmento di imprese spiazzate, abbiamo un quarto di imprese che alla vigilia della crisi risultava produttivo. E questo soprattutto nella parte dei settori dei servizi che sono stati molto colpiti. E in effetti una delle caratteristiche di questa crisi è di avere appunto interessato e coinvolto e peggiorato le condizioni economiche anche delle fasce solide dei settori più direttamente colpiti. Allo stesso tempo abbiamo un elemento di resilienza nel fatto che queste imprese sostanzialmente spiazzate sono relativamente poche nelle quella insieme di unità che aveva dimostrato una certa
propensione a una vivacità, noi li chiamiamo imprese a medio-alto o alto dinamismo, dove per dinamismo, per questo indicatore di dinamismo che abbiamo recentemente sviluppato, fanno riferimento alla vivacità degli investimenti, a una propensione agli investimenti in capitale umano, in tecnologia, in digitalizzazione, che, attenzione, questo è rilevante, sono anche alla portata di imprese di minore dimensione. Quindi in qualche modo ci sono dei comportamenti che sono in grado di fare premio sui limiti dimensionali. Tra le imprese che adottano questi comportamenti abbiamo una percentuale inferiore di spiazzate e quindi sono imprese in grado di reagire e, peraltro, anticipo da adesso, hanno una maggiore tendenza a manifestare anche durante la crisi strategie di tipo espansivo dell'attività. Il grosso, dicevamo, però, stava reagendo almeno a maggio. E tra queste, ovviamente, prevalevano scelte di profonda e rapida riorganizzazione e adattamento dell'attività. Qui parliamo di quasi la metà delle imprese. Un terzo però era in fase di contrazione e un quarto in fase prevedeva la possibilità di espandersi. Non necessariamente in assoluto, ma anche relativamente ad alcune linee di attività. Anche qui la capacità di reazione si concentra nei settori industriali di cui prima dicevo, a trasmissione gerarchica, ma anche questa volta in settori del terziario che noi abbiamo detto a trasmissione debole o comunque circoscritta, nel senso che avviene con tempi dilatati, ma su una scala questa volta molto limitata, ed è il caso di diversi servizi di mercato. Quello che è rilevante è che tendenza alla contrazione si trovano in industrie gerarchiche, dicevo, ma importanti per il modello di specializzazione italiano. Qui stiamo parlando di autoveicoli, pelli. Mentre quelle di espansione riguardano settori periferici nella rete degli scambi, come la farmaceutica, sebbene appunto ad alta performance, o informatica, settori come le bevande, che appunto hanno sono tra i pochi settori industriali in cui abbiamo relativa presenza, maggiore presenza di imprese in espansione, ma a trasmissione appunto gerarchica. Anche qui elementi di resilienza ce ne sono, perché anche in questo caso le imprese che abbiamo chiamato dinamiche, inoltre la metà delle imprese a maggiore dinamismo, si osservano comportamenti votati all'espansione o alla rapida riorganizzazione, di conseguenza sopravvivenza, dell'attività. Questo è importante perché accade anche nelle piccole imprese. Il problema è che le dinamiche sono poche e quindi questo è un forte suggerimento di quello che per politiche di policy che noi abbiamo anche manifestato in alcune pubblicazioni e audizioni, policy che a questo punto vanno rivolte non necessariamente in maniera selettiva rivolte ai settori, ma più orizzontali, sono di tipo orizzontale perché devono promuovere comportamenti virtuosi. Un altro elemento di resilienza è che le imprese che, secondo alcuni nostri indicatori, sono in grado di contribuire maggiormente alla capacità di relazione del settore, quindi di trasmissione degli stimoli, quindi del cambiamento tecnologico, quindi le imprese che definiamo più sistemiche in questo caso,
abbiamo anche in questo caso un risultato analogo. Questo vale anche in settori colpiti o ad alta percentuale di spiazzate come le costruzioni, cioè in pratica nel settore delle costruzioni le imprese più connesse, più, più dinamiche, quindi in grado di trasmettere impulsi, sono, tendono a reagire di più e meglio. Un ultimo accenno al dato che riportava Massimo Rodà sul fatto che relativamente poche imprese già a luglio dicevano, manifestavano l'intenzione di diversificare i mercati esteri. Questo è un risultato che abbiamo riscontrato anche noi, probabilmente legato anche alla presenza di costi fissi. Noi a maggio la modifica dei mercati di sbocco era relativamente maggiore in realtà per le imprese che appartenevano a gruppi multinazionali italiani e soprattutto esteri, non tanto alle imprese esportatrici. Allora, io credo, non ho visto il tempo, ma penso di poter finire qui. Sì, direi di sì. Grazie. Grazie. Bene, grazie per questi ulteriori elementi di conoscenza basati appunto su queste indagini ad hoc che sembrano abbastanza coerenti con quelle anche con Confindustria. La dimensione di questa indagine è molto elevata, quindi questo da un lato genera un burden sulle imprese, ma dall'altro, come vedete, magari ci consente di affinare elementi diciamo di selettività anche nell'analisi. Mi sembra che un elemento che sta emergendo è il fatto che nella fase di uscita da questa crisi bisognerà attivare molta attenzione, anche monitoraggio, dati quindi, sui settori che tendono ad essere ancora in ritardo e presumibilmente lo saranno. Questo richiede diciamo sforzi informativi diciamo più selettivi anche, quindi questo genera anche diciamo una un'evoluzione degli strumenti di monitoraggio statistico. A questo punto darei la parola a Brancati. Il MET è un centro assolutamente di eccellenza nell'analisi della competitività del sistema produttivo italiano, producono indagini, un osservatorio diciamo assolutamente attrezzato a comprendere il quadro che sta emergendo, quindi penso che ci potrà dare ulteriori elementi di valutazione. Soltanto anticipando un elemento di conclusione, questo dibattito a noi serve come Istat per affinare gli strumenti, cioè diciamo, i suggerimenti, gli stimoli, le segnalazioni che emergono, che stanno emergendo, verranno poi valutate e diciamo, valorizzate in termini di evoluzione della produzione statistica. Quindi il talk c'ha anche un elemento diciamo, di supporto all'istituto per quanto riguarda poi eventualmente le capacità di monitoraggio dell'uscita della crisi. Grazie a tutti, grazie per l'invito naturalmente e grazie anche perché a questo punto dopo tutti gli interventi molte delle cose sono state dette e quindi possono consentirmi di essere più rapido. Un brevissimo flash. E parto un po' da lontano, ma insomma, troppo spesso l'idea che c'è nell'opinione pubblica, nei mass media, ma anche nel dibattito di politica economica, quel poco dibattito di politica economica che c'è, danno per scontato dei cliché dell'industria italiana in particolare. Io mi concentrerò sulle cose che noi studiamo di più, quindi l'industria in senso stretto, i servizi alla produzione. Altri settori importantissimi e che poi sono stati anche quelli che hanno sofferto di più, penso a tutte quelle di un legati appunto al turismo, all'accoglienza, noi non li studiamo e quindi non riesco a dire cose vagamente sensate. Diciamo, l'idea è che l'industria italiana sia rimasta un po' ferma in tutti questi decenni è un'idea che si percepisce in modo abbastanza chiaro, leggendo giornali, leggendo posizioni dei vari opinionisti,
Ma questo fatto non corrisponde affatto al vero, come ci testimoniano le analisi dell'Istat, i rapporti sulla competitività e tante altre pubblicazioni e analisi che vengono prodotte, e come testimonia anche in piccolo le nostre analisi che si basano su rilevazioni periodiche che ormai vengono fatte dal 2008 su oltre 24.000 imprese a ciascuna ondata. Che cosa è successo tra il 2008 e il 2019? È successo un grande cambiamento, cioè dire, in particolare a partire dal 2011-2013, le imprese italiane si sono convinte che il miglioramento competitivo passava e la conquista di mercati internazionali, che è stata abbastanza diffusa, passava da un maggior impegno nella ricerca, nell'innovazione e in tutta una serie di miglioramenti produttivi che venivano fatti. Questa è stata una strategia che si è diffusa molto, non solo nelle grandi imprese, ma anche nelle piccole e medie imprese, come in parte ci diceva Stefano Costa. E questa strategia di miglioramento si può leggere in tantissimi indicatori. Io cerco di farla breve perché i 10 minuti ovviamente non mi consentono grandi approfondimenti. Che cosa è successo? L'ultima indagine che abbiamo fatto estesa è stata finita a gennaio 2020, quindi proprio poco più di un mese prima della della data ufficiale di avvio di questa crisi. E abbiamo riproposto a distanza di 3 mesi una nuova indagine per capire un pochino come si muoveva. Il quadro è abbastanza simile a quello che Stefano Costa ci ha prospettato prima e anche a presentazioni fatte dall'Istat, ovviamente. Però vorrei sottolineare alcune differenze rispetto alla vulgata e rispetto a quanto ci si aspettava e anche rispetto a quello che era successo nella crisi precedente, quindi la crisi del 2008, chiamiamola così. In primo luogo i settori, ma non voglio dire settori, le attività che si sono sentite più toccate questa volta non erano le attività marginali, ferme, in mercati del tutto isolati, ma erano le imprese, mediamente dinamiche, come diceva Stefano Costa, forse con un livello medio-basso, lui si è soffermato sul livello medio-alto, ma il livello medio-basso, cioè quelli che provavano a mettere in campo delle strategie dinamiche, quindi per esempio un po' di innovazione, o un po' di ricerca, o un po' di presenza sui mercati internazionali, magari discontinua. Ecco, questi soggetti si sono trovati e hanno segnalato delle difficoltà molto alte. Non solo, ma se valgono le stime che abbiamo fatto, che sono in corso di pubblicazione, più si sta vicini all'area di mercato, quindi per esempio chi fa innovazione di prodotto risultava molto più colpito di altri soggetti, più si sta vicini al mercato nella fase pre-crisi e più questa crisi poteva essere un elemento difficile da affrontare. Io non mi soffermerei molto sui numeri, sulle previsioni, anche perché questi numeri naturalmente sono soggetti a grandissima incertezza, cioè chi dava l'impressione di soffrire di più della crisi magari è anche quello che cambierà più rapidamente. Ricordiamoci sempre gli insegnamenti di Darwin: non è il più forte, ma è il più adattabile, anzi in inglese è responsive, quindi al cambiamento. Quindi questo elemento è proprio l'elemento di base. E tuttavia ci sono degli elementi che sono preoccupanti. In che senso? Sono convinto, come molti credo, che tutti coloro che hanno un atteggiamento più dinamico saranno anche presumibilmente più forti, più capaci di reagire ai cambiamenti, ma sono soggetti talmente importanti e talmente rari nel panorama italiano che la politica non si può permettere il lusso di perderne neanche uno. Adesso naturalmente sto esagerando, cioè dire, tutti coloro che hanno un atteggiamento dinamico, che fanno programmi di innovazione, programmi di ricerca, dovrebbero essere sostenuti nel mantenere questi programmi.
Addirittura ad aprile, quando noi abbiamo fatto l'indagine, quasi un terzo di chi aveva programmi di ricerca pre-crisi li stava mettendo in discussione e aveva il dubbio se mantenerli o no. Questo perché a me interessa molto, come credo sia lo spirito di questo giro di tavola, mi interessa molto non solo ciò che succederà, diciamo, nel mese di settembre, ottobre, novembre, ma quella che sarà, diciamo, la competitività di lungo periodo delle imprese italiane. E questo è un elemento che ovviamente deve stare a cuore. Non ho molto tempo e quindi vado al sodo. Ci sono diverse emergenze e diverse policy. Le emergenze che vedo sono tre. La prima è quella legata, come dire, ai flussi di cassa. Perché la chiamo flussi di cassa e non liquidità? Perché non è solo una questione di liquidità immediata che è stata oggetto delle politiche che sono state fatte, ma anche una questione di un equilibrio di flussi di cassa che nei prossimi mesi le imprese dovranno trovarsi ad affrontare. Ecco, questi elementi sono elementi molto delicati che però, diciamo, mi preoccupano relativamente, non perché non siano gravi, ma perché sono abbastanza trattati sia dai policy maker sia dalle organizzazioni di categoria, che hanno ben in mente questi problemi e sollecitano il governo a intervenire. La seconda emergenza, secondo me, che viene fuori anche chiaramente dalle analisi e dalle difficoltà, è di tipo finanziario. Non vorrei giocare a fare questioni di lana caprina. La prima sono flussi di cassa. Questa è struttura finanziaria. Cioè dire, stiamo parlando del fatto che la fragilità della struttura finanziaria di moltissime imprese italiane le espone a vincoli e che condizionano le strategie di crescita, cioè dire la gran parte delle imprese che cancellano programmi di ricerca è anche perché erano programmi di ricerca basati su, per esempio, rapporti creditizi e cose di questo genere. Ora, la fragilità della struttura finanziaria deve essere un tema di lungo periodo delle politiche e così non è stato, ci tornerò tra poco. La terza ha a che fare invece con le criticità specifiche della competitività, che hanno due lati, incertezze dei mercati da un lato e incertezze delle strategie dall'altro. Ci torno parlando delle politiche in modo che da risparmiare tempo e da essere più chiaro. La questione della struttura, quindi dei flussi di cassa non parlo, sono temi molto presenti e tutti, credo, gli operatori in gioco li affrontano presentando bene le loro istanze e le possibili soluzioni. La questione della struttura finanziaria è una questione che va affrontata benissimo. Guardate che è una cosa su cui abbiamo montagne di politiche assolutamente da mettere in ordine. Faccio solo due esempi. Uno è la chiave fiscale. Esiste da anni l'ACE. L'ACE è un incentivo a capitalizzare le imprese, quindi a defiscalizzare i profitti rilasciati nell'impresa. Beh, l'ACE ha quasi 10 anni di vita, posso sbagliare perché sto andando a memoria, ma credo che sia stata cancellata e rimessa 5 volte, 2 dall'ultimo, tolta dal primo governo Conte e rimessa dal secondo governo Conte. Cioè dire, queste sono misure che hanno bisogno di stabilità nel tempo e se vengono tolte e messe ogni 2 per 3 non possono dare nessun risultato accettabile. L'altro sono gli strumenti di equity, cioè di sostegno della capitalizzazione delle imprese. Ne esistono una miriade, non è possibile, esistono delle tecniche di gestione, diciamo, di questi strumenti finanziari che non sono compatibili con frazionamenti di questa natura. Esiste una regione in Italia, non vi dico quale, che ha 6 strumenti diversi di equity solamente dedicati alle start-up, quindi diciamo di venture capital. Ora, in una regione grande ma non grandissima, ora, questo è una cosa che non ha ovviamente nessun senso e forse meriterebbe
qualche cosa, di qualche decisione più mirata, proprio alla luce del fatto che rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese è un obiettivo fondamentale. Se posso solo minimamente dare un contributo al dibattito per quello che riguarda l'attività dell'Istat, la separazione troppo forte tra gli elementi di competitività, diciamo così, reale, tra virgolette, che sono studiati con grande attenzione e benissimo dall'Istat, e gli strumenti invece di solidità finanziaria, che sono invece sempre un pochino nell'ombra, ecco, forse la congiunzione tra questi due elementi è un aspetto di analisi assolutamente importante. La questione invece della competitività più generale, a mio modo di vedere, ha due elementi fortissimi. Il primo è chiaro che il quadro internazionale, come è stato detto dagli interventi precedenti, è un'area di criticità delle imprese, perché è un'area su cui si concentra le maggiori incertezze, evidentemente. Ora, io mi pregio di essere uno piuttosto attento alle informazioni, ai dati. È molto difficile avere un quadro informativo accettabile di ciò che la SACE fa in questo campo e come sostiene adeguatamente e che tipo di nuove misure sta mettendo in campo adesso per sostenere il nuovo quadro di incertezza sui mercati internazionali. Abbiamo strumenti, si tratta di migliorarli assai. E l'altro aspetto, naturalmente, è quello legato al sostegno per ricerca e prodotti e progetti innovativi che sono decisivi, appunto. Non abbandonare i progetti di ricerca è un punto, già sono troppo pochi, è un punto assolutamente definitivo. Forse forme di garanzia specifiche legate non solamente ai rischi, diciamo, di mercato, ma anche ai rischi tecnologici. Qui il ragionamento si farebbe più ampio e non ho il tempo per svilupparlo, però in questi campi, specialmente se ci stiamo orientando verso tecnologie green, ma anche tante altre aree, ma insomma, diciamo, queste che sono tecnologie di gran moda, su questi interventi di garanzia mirati sia sul versante diciamo del mercato, che sono le garanzie classiche che vengono operate, ma anche garanzie sull'incertezza tecnologica, credo che siano assolutamente importanti. Grazie. Sì, grazie mille, assolutamente diciamo di qualità come rappresentante in termini di suggerimenti per l'Istat. Io ho preso tantissimi appunti. Segnalo soltanto due o tre implicazioni di quello che ho sentito. Allora, parto dalla fine, dal punto di Brancati sul fatto di considerare in termini un po' più complessi e completi, ecco, diciamo, i fattori di competitività delle imprese. Su questo assolutamente d'accordo, nel senso che già noi abbiamo affrontato il tema della struttura finanziaria, per esempio, nella valutazione dei profili, diciamo, delle imprese. Allora, anche nell'audizione che io ho fatto una settimana fa alla Commissione Bilancio della Camera, abbiamo presentato proprio, diciamo, alcuni strumenti che secondo noi potrebbero essere utili alle policy per orientarle meglio, andare a selezionare i temi in maniera più precisa, e emergeva esattamente questo: la crucialità nell'evoluzione del profilo e della struttura finanziaria delle imprese, nel passaggio da un livello, diciamo, di dinamismo, come lo chiamiamo noi, medio, a un livello di dinamismo alto. Cioè, il primo fattore associato a una transizione delle imprese nell'ultima fascia, diciamo, nel passaggio verso l'eccellenza, è proprio il fattore finanziario. Quindi assolutamente d'accordo, però ecco, questo elemento sembra rilevare molto nella fascia più alta, diciamo, del ranking della competitività delle imprese. Nella fascia bassa e media, essere più importanti, diciamo, capitale umano,
anche innovazione, internazionalizzazione e qualche, diciamo, efficientamento per quanto riguarda effettivamente la gestione finanziaria. Però il salto delle imprese verso l'eccellenza lo fai attraverso una evoluzione della struttura finanziaria. Quindi questo mi sembra assolutamente... E questo quindi è un elemento informativo che inseriremo in maniera standard nelle rilevazioni anche riferita alla fase di uscita dal Covid. Quindi la seconda notazione è che diverse considerazioni abbiamo ascoltato qui saranno molto utili per definire la seconda wave dell'indagine speciale, quella sulle 90.000 imprese di cui si parlava prima con Costa, in modo tale da andare sul campo a fine ottobre, primi di novembre, con quei siti, diciamo, più pertinenti anche alla fase attuale e ai rischi, diciamo, strutturali, di carattere strutturale derivanti dalla crisi. Questo chiuderei segnalando a tutti, perché questo mi sembra un elemento che era emerso in generale, come dalle nostre analisi effettivamente strategia di contrazione, quindi diciamo una prospettiva di riduzione del livello di esposizione delle imprese, coinvolge circa un terzo delle imprese, quindi un elemento molto importante, con scarsissime differenze in termini delle imprese. Cioè noi abbiamo che un terzo delle imprese, anche quella ad alto dinamismo, che hanno garantito negli scorsi anni la crescita, quelle che hanno fatto crescere il paese, quindi una su tre si sta orientando verso strategie di contrazione. Quindi questo è un elemento assolutamente critico che suggerisce politiche probabilmente selettive di sostegno, come diceva sia Brancari ma anche altri. La buona notizia è che queste imprese che hanno garantito la crescita del sistema produttivo italiano negli anni scorsi, quelle più dinamiche, per circa la metà prevedono strategie invece di espansione tra virgolette, ovviamente, comunque di reazione attiva, in modo tale da mantenere quel vantaggio competitivo che avevano utilizzato, che chiaramente però in questo contesto è più incerto e quindi va tutelato. Quindi mi sembra che i messaggi emersi da questo talk siano assolutamente pertinenti, sia in termini di capacità di analisi, sia di orientamento per l'Istat, suggerimento a un'evoluzione della produzione statistica più coerente con le aspettative diciamo del dibattito pubblico e anche dei policy maker. Quindi io vi ringrazio, non so se siamo stati nei tempi, questo assolutamente, ma mi sembra un livello di dibattito assolutamente eccellente e sicuramente da valorizzare, e questo sarà compito dei nostri uffici, diciamo, di comunicazione, farlo adeguatamente. E a presto. Ciao a tutti, grazie. Grazie.